Discarica di Grotte San Giorgio, croce delizia dei lentinesi in particolar modo. Il 25 febbraio c'è stata la conferenza dei servizi, si è parlato di ampliamento di questa discarica. Ne parliamo con Francesco Ruggero, che conosce profondamente questa problematica. Cosa è emerso da questa conferenza? E da questa conferenza è emerso che l'assessorato all'ambiente, che in questa vicenda penso che sia il protagonista numero uno, ha attivato tutte quelle procedure per far sì che nel territorio lentinese si realizzi una discarica di 4 milioni e 500 metri cubi di nuovo abbancamento di rifiuti solidi urbani. Cioè dire, una quantità che potrebbe sopperire, che potrebbe eventualmente sopperire al fabbisogno regionale per almeno per tutta la regione siciliana, per almeno per 3 anni. Loro dicono per 7 anni soltanto per un certo numero di comuni della regione siciliana. Io penso che il passato ne dà prova che non saranno 7 anni, ma sì e no saranno da 3 anni, massimo 4 anni. Perché dico questo? Perché l'ampliamento che è stato fatto nel 2017 e autorizzato dalla regione siciliana è durato sì e no 3 anni ed era di quasi 3 milioni, non ricordo male, 3 milioni e 400, 3 milioni e 700 metri cubi di abbancamento. Quindi si vede che oltre ai comuni che hanno conferito in quella discarica, penso che ci siano sicuramente, perché altrimenti non si capisce come mai sia stato riempito in così poco tempo, ci siano anche rifiuti provenienti da altre parti, o della Sicilia, di altre province, o addirittura anche fuori provincia, da altre parti dell'Italia. Quindi, poi, non, io non ho, noi del nostro comitato, che più volte ci siamo riuniti, il nostro direttivo, e non riesce a capire per quale motivo andare a realizzare una discarica quando il nostro presidente, l'avvocato Musumeci, ha nel suo programma elettorale messo tra i punti salienti del suo programma elettorale la possibilità del piano rifiuti. Cioè dire, che significa? Significa che nel suo programma elettorale era intenzione del presidente della regione Musumeci realizzare una serie di discariche che avrebbero sopperito alle necessità dei singoli comuni e delle singole province. Quindi non realizzare delle mega discariche concentrate in delle province o in dei comuni specifici della Sicilia, ma delle discariche, ognuno con la sua discarica. In questo piano dei rifiuti un elemento importante che va sottolineato è anche quello della raccolta differenziata, che non si riesce a capire come mai in Sicilia questa raccolta differenziata non riesca a partire. Perché se viene effettuata in modo oculato, in modo scientifico, in modo matematico, la raccolta differenziata, sicuramente al rifiuto non ci andrà il 100%, il tale e quale, ma ci andrà soltanto un 25%. Quindi una discarica che potrebbe durare 7 anni, in questo caso qui conferendo il 100%, nel caso in cui si va con con la raccolta differenziata potenziata al 100%, potrebbe durare anche 4 volte di più. 4 per 7, 28 anni. 28 anni è un tempo molto molto grande. Questo significa che la differenziata resta sulla carta, la spazzatura invece tutta va a finire in discarica. Sì, significa che la differenziazione che molti comuni della provincia di Siracusana stanno facendo, Augusta è un esempio tra tutti. Cioè dire, io vivo ad Augusta e nel nostro territorio noi ogni giorno, ogni giorno in cui viene stabilito il servizio,
Mettiamo, una volta portiamo l'umido, una volta portiamo la carta, una volta portiamo il vetro alla raccolta degli enti addetti al servizio. Quindi significa che sono tutte materie prime che possono essere riciclate e possono essere riutilizzate. Quindi al rifiuto dovrebbe andarci soltanto un 25%. Ecco, cosa significa una discarica per la salute pubblica? Una discarica per la salute pubblica significa una zona che non si sa quanti anni creerà disturbo alla salute di chi ci abita nella zona. E non mi riferisco alla zona dei limitrofi che sono a 100 metri, ma anche le persone che possono stare anche a 2 o 3 chilometri distante. Perché una discarica è un elemento che non al momento in cui viene poi esautorata e viene coperta e viene tombata, non muore, no, anzi, in quel specifico momento la discarica è nata e quindi si incominciano a formare sotto i teloni, sotto la zona di protezione, tutta una serie di gas che attraverso gli anni dovranno in qualche modo andare a sfociare in qualche parte. Non solo, se le discariche poi non sono state coibentate o isolate secondo come stabilito nel progetto presentato dalla Regione Siciliana, e se queste discariche sono vicine a delle fonti idriche come quella la nostra discarica di Lentini, di Grotte San Giorgio, ma io sempre dico che Grotte San Giorgio nel territorio di Lentini non è mai esistito perché la contrada è buon vicino e la zona è piana della catena, quindi territorio di Lentini, tutto territorio di Lentini. La nostra discarica è vicino a un fiume storico della città di Lentini, è il Giannalunga, se non sbaglio, il quale era il vecchio fiume che le navi di Leontini percorrevano per raggiungere il porto di Lentini. L'attuale Lentini, Mantova era Leontinoi. Quindi se dovesse andare in quel fiume lì, tutta la zona verrebbe inquinata, ma non solo. Ma voi dovete sapere che la pianura di Catania a una certa profondità è satura di acqua. Quindi significa come se fosse una spugna assorbita di acqua, la quale improvvisamente questa zona, di lago sotterraneo, una volta che viene inquinato, inquinerà tutta la pianura o buona parte della pianura di Catania e quindi renderà la zona, dal punto di vista agricolo, sterile, non più produttivo. Cioè i danni che si faranno all'ambiente e quindi anche a chi ci vive saranno incalcolabili e irriparabili. Ecco, la popolazione, i cittadini per esempio di Lentini, Carlentini e Francofonte seguono questo problema, ma con tanta apatia. Cosa potrebbero fare i cittadini e cosa potrebbero fare i sindaci dei tre comuni? Beh, le iniziative che possono essere messe in campo sono tantissime. Cioè dire, le iniziative che i tre sindaci del territorio Lentini, che è il territorio su cui viene realizzata la discarica, Carlentini, che è il territorio limitrofo alla discarica, e volevo ricordare che tra il territorio di Lentini, dove c'è la discarica, e il territorio di Carlentini, li separa una strada di 6 metri, di 8 metri, cioè dall'altra parte c'è Carlentini non è che è a 10 km distante, è a 10 metri distante da dove c'è la discarica. Quindi loro potrebbero mettere in atto, essendo i primi cittadini, essendo che sono stati votati e quindi loro rappresentano il volere della collettività dai quali sono stati eletti, potrebbero effettivamente incidere in modo fattivo, costruttivo, o attraverso, dal punto di vista tecnico, quindi andando a nominare un gruppo di esperti, e dove io ci metterei eventualmente un agronomo, ci metterei un geologo,
Ci metterei anche un architetto ambientalista e paesaggista, un gruppo di tecnici colti, i quali potrebbero andare a rilevare tutti i danni che in questo territorio sono stati causati e continuano a essere causati all'agricoltura, alle falde e al paesaggio. Ricordo, per chi non lo sapesse, che la zona di Bonvicino, dal punto di vista paesaggistico, è tra le zone più belle che il territorio di Lentini possa esprimere. Da questa zona qui, da questa zona del territorio lentinese, si vede Aci Castello, il porto di Catania, l'aeroporto di Catania, il lago di Lentini, Sigonella e tutti i paesi del versante sud dell'Etna. Cioè, un paesaggio, cioè, si abbraccia un terzo della Sicilia dal nostro panorama. Più paesaggistico di questo, io sfiderei chiunque a dire che non è una zona paesaggistica. Quindi questo possono fare i sindaci, un gruppo di tecnici e di professionisti in gamba, i quali facciano rilevare queste anomalie che può creare la realizzazione di una discarica in una zona che effettivamente ha un pregio irripetibile. Ecco, lei ha parlato di relazioni tecniche da parte dei sindaci che avrebbero dovuto fare, ma un semplice no, per esempio, del sindaco di Lentini, quanto influisce sull'approvazione dell'ampliamento? Penso che sia influente. Per quale motivo? Lo dico perché nella conferenza dei servizi del 2016-2017, che sono state le conferenze dei servizi che poi hanno dato seguito all'ampliamento della discarica, il sindaco anche in quella occasione si è pronunciato insieme al Consiglio Comunale in modo negativo. Ebbene, non è servito a niente, hanno fatto l'ampliamento. Quindi il ripetere di nuovo del sindaco di Lentini in modo coerente, questo bisogna riconoscerlo, in modo coerente il suo no alla realizzazione della discarica è un atto formale, ecco. Io lo definirei soltanto un atto formale, basta, non è un ostacolo. L'ostacolo sarebbe quello di, come dicevo prima, fare un gruppo di tecnici, e ci inserirei anche nel gruppo dei tecnici anche qualche giurista, sia penale e sia civile, i quali devono andare a rilevare anche i danni che in questi anni la realizzazione della discarica ha creato in quel territorio e che continua a creare al territorio, ma non solo al territorio, ma anche alle persone che ci vivono nel territorio. Questo sì, questo si potrebbe fare, sarebbe molto più incisivo del dire soltanto no, noi siamo contrari, il Consiglio Comunale è contrario, sì, però lasci il tempo che trova. Perché? Perché la 152 all'articolo 108 di uno dei comma dice che quando esiste una situazione di emergenza rifiuti, la regione siciliana di imperio si sostituisce al comune dove deve essere realizzata la discarica e la approva. Cioè l'assessorato territorio e ambiente dice va bene, voi comune di Lentini siete contrari, voi della provincia regionale di Siracusa siete contrari, e io, siccome c'è l'emergenza, io me l'approvo. Però l'emergenza da quanto tempo è che c'è? Io ho seguito la vicenda del 2017, 18, 19, 2020, siamo al 2021. Stanno passando 5 anni, ma 5 anni non è più un'emergenza. 5 anni ormai è diventata una cosa consolidata, cioè dire, perché l'emergenza, la parola emergenza significa una cosa che emerge subito e va subito risolta nell'immediato, ma 5 anni non è una cosa che ha breve tempo. Quindi io invito il Presidente della Regione, l'Onorevole Musumeci, a effettivamente dare seguito al suo progetto del piano
del piano dei rifiuti regionali, perché altrimenti effettivamente io penso, non so a che cosa sia servito averle dato dalla parte, aver ricevuto da parte degli enti nazionali l'incarico di commissario straordinario dell'emergenza rifiuti, e ancora dopo 5 anni l'emergenza, e la cronaca di qualche giorno ne è ancora ne è evidente, l'emergenza ancora è tutta lì nella sua importanza, nella sua concretezza, cioè di non è stato risolto niente, anzi siamo ancora in emergenza. L'unica cosa che è cambiato è che mentre l'emergenza precedentemente veniva prospettata, veniva addirata, veniva in certo qual modo presentata dai proprietari della discarica, oggi, e secondo me è un'anomalia, viene presentata dai commissari che hanno il compito soltanto di sorvegliare l'andamento della discarica. Cioè dire, l'unica differenza è questa qui, poi le altre cose sono rimaste tale e quale come diversi anni fa. Ecco, per concludere, parliamo di coscienza popolare. La coscienza popolare dei lentinesi in particolar modo è bassa. Quanto influisce? Il cittadino è allora in democrazia, quindi significa il governo delle città da parte di tutta la popolazione. Il cittadino è protagonista, è lui che elegge il sindaco, è lui che, se si riunisce, può effettivamente cambiare le sorti, può anche a un certo momento, attraverso, la dico grossa, attraverso una sommossa popolare, anche gettare, cambiare un sindaco, cambiare un'amministrazione. Cioè dire, il popolo è tutto in democrazia, quindi se effettivamente i cittadini di Lentini prendessero conoscenza. Forse manca anche l'informazione. No, l'informazione c'è stata, perché in questi anni noi della nostra associazione e altre associazioni che sul territorio operano abbiamo più volte pubblicizzato attraverso i mezzo stampa, i media, abbiamo pubblicizzato il problema, quindi non ci può essere l'alibi di non sapere, sanno che c'è un problema, tanto è vero che qualche mese fa sono arrivati dei cattivi odori provenienti dalla discarica, che hanno colpito sia il territorio di Lentini che il territorio di Carlentini, e in quell'occasione il popolo è uscito e si è cominciato a lamentare, quindi lo sanno qual è il problema, soltanto che ancora non hanno capito che ancora è l'inizio, è la punta dell'iceberg che loro hanno visto, ancora l'iceberg. Se viene realizzata questa mega discarica da 4 milioni e mezzo, qualche giorno dovranno anche loro fare come i residenti di quella zona, che durante il periodo estivo si devono tappare dentro casa, chiudere finestre e porte e cercare di respirare quella poca aria pulita che è rimasta dentro gli appartamenti. Potrebbe anche succedere, non penso, perché potrebbe anche esserci una disfunzione della discarica, ci potrebbe essere anche un terremoto che a un certo momento, nonostante tutte le precauzioni e tutte le accortezze che i progettisti della discarica hanno tenuto in essere, un terremoto che possa effettivamente rompere tutti i teloni, rompere tutte le protezioni, e ve li immaginate che cosa succede? Cioè dire, è come una pentola che bolle e che improvvisamente viene aperto il coperchio. Ve li immaginate che cosa può succedere? Ecco, lei è un tecnico, cosa lasceremo ai nostri figli e ai nostri nipoti? E lasceremo un territorio saccheggiato, distrutto, e un territorio che invece di essere, di dare un valore aggiunto alle nuove generazioni, sarà un detrattore del territorio, perché invece di produrre ricchezza, questo territorio invece produrrà invece debiti, perché le prossime amministrazioni, le prossime generazioni dovranno cercare di reperire quei soldi
per far sì che queste discariche, che poi o prima o poi saranno coperte, dovranno essere o prima o poi bonificate.